2024 FIS Freestyle Junior World Championship. This is the aerial competition. 5 minutes to go. Abbiamo 16 donne in gara, 21 uomini. Partiremo con le qualificazioni 1 femminili, a seguire le qualificazioni 1 maschili, poi le qualificazioni 2 femminili e maschili. Come detto, 16 donne e 21 uomini in gara. I primi 6 classificati accederanno alla Final One, alla Finale 1, ossia la finalissima di questi campionati del mondo per quanto riguarda oggi gli aerials. Domani avremo l'aerials a squadre e il moguls. Quindi dopo le esaltanti finali di Coppa del Mondo e la finale di Europa, ritornano ad accendersi a Chiesa i campionati mondiali juniores di freestyle, specialità moguls ed aerials. Chiesa in Valmalenco vanta un pedigree ineguagliabile in quanto è la nella storia dei campionati mondiali freestyle. È la nona volta in cui il Palù ospita questo genere di eventi, la terza di fila, pensate, l'undicesima se contiamo anche le gare di altre specialità. I campionati mondiali di freestyle quindi promettono gare avvincenti. Si comincia quest'oggi, si terminerà sabato 6 aprile, oggi alle 6 in Paesi a Roma, a piazzetta di Via Roma, la cerimonia di apertura dell'evento e anche la premiazione per quanto riguarda la gara di aerials di oggi. L'evento sarà quindi caratterizzato da moguls, dual moguls, aerials ed aerials mixed team event, che faranno da cornice a incredibili battaglie sportive, profonde emozioni e performance davvero notevoli. Sarà quindi un turbinio di salti mortali, avvitamenti, trick e rotazioni cork. Inizialmente il programma di gara prevedeva il dual moguls mixed team event, però le condizioni meteo dei giorni scorsi non hanno permesso la disputa di questa gara e quindi si comincia quest'oggi. Il programma comunque rimane molto ricco ed emozionante, con la presenza dei giovani atleti più talentuosi al mondo. Questi concorrenti non solo si sono distinti a livello di Coppa Continentale d'Europa, ma hanno segno nel circuito di Coppa del Mondo nella scorsa stagione, e li vedremo all'opera quindi questi campioni che verranno. Prova, adesso va. Daniele. Prova. Ci siamo quasi, mancano 2 minuti all'inizio, c'è già la prima atleta pronta in partenza, si chiama di Lina Kozomara. 1 minute to go. Prima ci sono gli apripista. 2 forerunners. È il primo atletista, è andato, avete visto dal trampolino più piccolo, un salto mortale all'indietro con le gambe distese, in gergo tecnico si dice back lay, full back lay, salto mortale all'indietro, backside lay, gambe distese. Quando mi sentirete dire full vuol dire che l'atleta compirà degli avvitamenti. Full è un avvitamento, double full sono 2 avvitamenti. L'atleta può
effettuare un salto mortale all'indietro con le gambe distese, oppure con le gambe raggruppate, oppure con le gambe pure carpiato con il corpo quindi piegato a 90 gradi. È una specialità che deriva dai tuffi. Gli atleti dichiarano prima di partire quale salto intendono fare, e anche un po' dalla ginnastica artistica, perché devono avere l'elasticità e la capacità di spiccare il volo. Si vanno in alto più o meno fino a una decina di metri di altezza, raggiungono questi atleti durante il loro salto. Sono lo stile del salto, le rotazioni effettuate, l'atterraggio, prova. È pronto? Sta per partire il secondo apripista. The second forerunner is ready to start. Back lane, back full. Okay, I repeat, back full number 8. Full, yes. È pronta in partenza Lina Cosomara, che ci farà vedere, ci mostrerà un back full, un salto mortale all'indietro, quindi. Lina. The next competitor is from Switzerland. Her name is Lina Cosomara. Her jump is a back full. Judges are ready. Ottimo, ottimo, si comincia bene con un back full, un bel salto mortale all'indietro da parte di Lina Cosomara, classe 2005, Svizzera. Buono anche l'atterraggio. Adesso vedremo il punteggio che le verrà combinato dai giudici. Prossimo atleta in gara, Caterina Jepic. Dobbiamo, we have before announce. I think so. You don't have to, you can say the next competitor will be come back to the score again. Okay. Prossima atleta in gara sarà Caterina Jepic dall'Ucraina, classe 2006. The next competitor is bib number 6, Caterina Jepic from Ukraine.
57.27, 57.27 il punteggio di Lina Cosomara, che va ovviamente in prima posizione. Judges are ready. Judges are ready. Bellissimo, questo è un back pike, un salto mortale all'indietro carpiato. Avete visto che l'atleta ha piegato il corpo a 90 avvicinando la punta dei suoi sci alla testa. Molto ben eseguito l'atterraggio, direi, da parte di Caterina Jepic. Adesso vedremo il punteggio degli atleti. Intanto si prepara la prossima atleta, numero 12, Adelina Umurzakova dal Kazakistan. The next competitor is from Kazakhstan. Her name is Adelina Umurzakova, bib number 12. We are waiting for the score of Caterina Jepic. Stiamo aspettando il punteggio di Caterina Jepic. .53 for Caterina Jepic. Judges ready for Adelina Umurzakova. Backlay. Buono anche il salto di Caterina Umurzakova, un salto mortale all'indietro con le gambe distese. Very good jump for Adelina Umurzakova, back laid, well done the landing. And now we are waiting for the score. Aspettiamo il punteggio per Adelina Umurzakova. Next competitor is from China. Her name is Shini Yang. Is jump back full full. La prossima atleta in gara arriva dalla Cina. Xini Yang propone un doppio salto mortale all'indietro, un back full full per lei. Ma aspettiamo il punteggio di Umurzakova prima. .54.73 for Adelina Umurzakova. E ora, and now Xini Yang back full full. Judge are ready. Now? No. On course. Meraviglioso anche il salto di questa ragazza cinese classe 2006, questo doppio salto mortale all'indietro con un avvitamento singolo dopo ogni salto mortale. Very well done jump from Xinji Yang. Adesso aspettiamo il punteggio da parte dei giudici. Next competitor is bib number 15, Xinjing Chen from China. She's proposed back full full. We are waiting for the score for Xinjing Yang. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per la ragazza cinese, che è stata brava, coefficiente di difficoltà 3.150 e va in testa, 78.43 for Xinjing Yang, first position for the Chinese. And now the next one is Xinjing Jian Zhen from China. She's proposed a back full full. Judges ready. On course, è partita. Meraviglioso salto anche da parte di Xinjing Zhen. Come avete sentito,
Venite qua, cari amici, a vedere le gare più da vicino. Ci sono gli allenatori che teleguidano di fatto gli atleti dall'alto. Quando sono nella fase aerea, li sentite delle urla per far capire cosa devono fare gli atleti, perché ovviamente quando fanno dei salti mortali è difficile capire nello spazio dove ci si trova. Siamo in attesa del punteggio di Shen, prossimo atleta from USA, Catherine McKinney. She's proposing a backlay. Ma prima il punteggio per la cinese Shen. Ancora qualche secondo di attesa. In testa c'è Xingji Yang con 78,43. Il coefficiente di difficoltà. E va in testa Xingji Shen, 86,62. 86,62 for Shen. Now the next competitor is bib number 9, Catherine McKinney from USA. She's going to perform a backlay. We are waiting for the judge. Judge is ready. On course. Buono anche il salto dell'americana McKinney, un salto mortale all'indietro con le gambe distese, in gergo tecnico è backlay for Catherine McKinney. Very well done, very well executed from the American. Now we are waiting for the score of Catherine McKinney. The next jumper is Oksana Yatchuk from Ukraine. She is going to propose a back full. But before, we have to wait for the score of Catherine McKinney. Ancora qualche secondo di attesa per vedere il punteggio per l'americana McKinney, che va in quarta posizione. 57.19, she's in fourth place. And now the next one, Oksana Yatchuk from Ukraine, a back full. Judge is ready. On course. Molto bene anche questo back full da parte di Oksana Yatchuk. Coefficiente di difficoltà 2,3, non elevatissimo. In testa abbiamo la cinese Shen, che come coefficiente di difficoltà ha un 3,150, quindi è maggiore rispetto a quello dell'atleta che abbiamo appena visto. La prossima, the next one, is Rosalie Gagnon from Canada. She is going to propose a backlay full. We are waiting for the score of Oksana Yatsyuk from Ukraine. Ancora qualche secondo di attesa per vedere il punteggio per l'atleta che arriva dall'Ucraina. Fino a questo momento ne sono scese 6, questa era la settima atleta in gara. Va in quinta posizione, she's in fifth place, 56,12. E ora la prossima, Rosalie Gagnon from Canada, backlay full. Judge is ready. On course. E questa è la prima caduta che vediamo. Speriamo che non si sia fatta. Alza subito l'atleta. Nulla di grave accade nell'aerials, purtroppo. Come detto, ci sono 16 atleti in gara, Q1 e Q2, qualificazioni e qualificazioni 2. Quindi vuol dire ogni atleta faranno 2 salti. Il migliore conta per passare alla fase finale e in finale ci vanno 6 atleti. 2 jumps, the best one counts, and into the final goes the top 6 athletes. The next one is Anelina Brikina from Ukraine, backlay full.
Rosalie Gagnon, 54-81, 54.81. She's in sixth place. And now, Anelina Brikina from Ukraine, back playful. Judge is ready. I giudici sono pronti. Scores. Bello, molto bello questo backlay da Brikina. Prossimo atleta in gara, the next competitor is from China, cinese Chu Wang. She is proposed a back full. Prima però aspettiamo di vedere il punteggio di Brikina. We are waiting for the score for Anelina Brikina from Ukraine. A back leg full. She's in third place. 75.11, 75.11 per Brikina. Now the next one, Chu Wang, back full. Judge is ready. Encore. Ottimo salto anche di questa ragazza, fantastico, è veramente uno spettacolo. Le Aerials, poi domani avremo la gara a squadre e anche le Moguls, ci trasferiremo in zona pista nera del Dosso per seguire anche la gara di Moguls, ossia le cosiddette gobbe. La prossima è Alexandra Montmini dal Canada. Ci proporrà un backlay full. The next competitor is Alexandra Montmini from Canada. Backlay full for her. But before, we have to wait for the score of Xu Wang. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per la cinese Wang, è la decima atleta in gara, pettorale numero 10 per Chu Wang, classe 2007, va in seconda, in second place Chu Wang, 81.90, 81.90, judge is ready, Alexandra Montmini from Canada, on course. Very good, bellissimo salto, back lay per Alexandra McMini, questa ragazza canadese del 2006, coefficiente di difficoltà, il suo salto 2.90. The next one is from USA, Kira Dossa, she's going to propone a back lay full. La prossima sarà americana, Kira Dossa proporrà un back lay full, un salto mortale indietro, con prima con le gambe distese e un avvitamento. Ma prima il punteggio di Montmini. Stiamo aspettando il punteggio per Alexandra Montmini dalla Canada, classe 2006, back lay full per lei. 2.90 il coefficiente di difficoltà di Montmini.
è in quarta posizione, she's in fourth place, 75-69, 75.69. The next one, Kira Dossa from USA, back lay full, judge is ready. Judge is ready. On course. Splendido salto mortale all'indietro con un avvitamento. Meraviglioso il salto di questa ragazza, Kira Dossa, dagli Stati Uniti d'America. 20 anni, lei è una classe 2004. E mentre aspettiamo il punteggio di Kira Dossa, la prossima atleta in gara sarà una ragazza che arriva dal Kazakistan, Ardana Makanova, che ci propone un back lay pike. The next competitor is bib number 14. She's Ardana Makanova. She's from Kazakhstan and she's going to go propone a back lay pike. Quindi un salto mortale all'indietro carpiato. Attendiamo il punteggio per Dossa. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per Kira Dossa. Classe 2004, coefficiente di difficoltà 2.90 per l'americana. È in sesta posizione, sixth place, 73.08, 73.08. Ardana Makanova, judge is ready, back lay pike. On course. Ah, era un bellissimo salto mortale indietro carpiato. Purtroppo per lei il punteggio non sarà alto perché è caduto l'atterraggio, il landing, come si dice in gergo tecnico, non è stato dei migliori. Nessun problema fisico per la ragazza, apparentemente sembra proprio di no, però insomma dubito fortemente che riuscirà a entrare tra le sei che andranno nella finale numero uno. The next one she is from China. She is Xixian Wang and she's going to propone a back lay tuck. La prossima atleta in gara è cinese, Xixian Wang, classe 2007, un salto mortale all'indietro raggruppato, con le gambe raggruppate per la cinese. Ma prima il punteggio di Makanova. Vediamo dove va Makanova. Ancora qualche secondo di attesa. We are waiting for the score for Ardana Makanova from Kazakhstan. Coefficiente di difficoltà 2.60 per Ardana Makanova, classe 2006 dal Kazakhstan. Mentre è già pronta la prossima. Makanova in 14th place, 45.50, 45.50. And the next one, Xixian Wang, back lay tuck. Judge is ready. On course. Buono. Buono il salto di questa ragazza cinese. La Cina, grande scuola di ieri, alza assieme anche al Kazakhstan e agli americani e agli svizzeri, ma i cinesi sono fortissimi, anche i canadesi. La prossima atleta in gara, la penultima, Runa Igarashi from Japan, she's going to propone back lay. La prossima atleta arriva dal Giappone, si chiama Runa Igarashi, classe 2004, e proporrà un salto mortale indietro con le gambe distese, un back lay. Prima però vediamo il punteggio della cinese Wang, dove va in classifica, se riuscirà a entrare tra le prime sei temporaneamente qualificate, perché i salti sono due,
conta il migliore dei due salti, della Q1 e della Q2, e le prime sei andranno in finale. Qualification 1 e qualification 2, the best jump count to go into the final. The best six competitors goes into the final. 7th place for Wang, 70.98, Runa Igarashi, Beckley, judge is ready. On course. Molto bene anche il salto da parte di Igarashi. Un salto mortale all'indietro con le gambe distese per questa ragazza che arriva dal Giappone, classe 2004. 2.050 il coefficiente di difficoltà, ha scelto il trampolino più piccolo perché sono tre i trampolini da qui, sono due effettivamente, però di fatto sono tre. Uno quello più piccolo che lo vedete, poi c'è quello più grande, si può scegliere la linea di sinistra o la linea di destra in quello più grande. E mentre siamo in attesa del punteggio per Igarashi, si sta preparando l'atleta dall'Ucraina, Yeva Shnischuk. Next competitor is from she's from Ukraine. Yeva Shnichuk. She's going to propone a back pike. Proporrà un salto mortale dietro carpiato. Ha cambiato all'ultimo secondo il salto. Si può fare. Fino a pochi secondi prima. Eighth place for Runa Igarashi, ottava. 59.04, 59.04. Judge is ready for Yeva Shnichuk. Back pipe. On course. Ah, che peccato! È atterrata un po' arretrata con il peso. Runa Sveva Snichuk. E quindi è caduta. Il punteggio non sarà dei migliori, quindi. Quello per Yeva Snichuk. Poco male, perché c'è anche la seconda sessione di qualificazione che inizierà tra poco. Potrà rifarsi nella seconda sessione, però prima, tra poco, sono le 11.27, siamo 7 minuti in ritardo sulla tabella di marcia, alle 11.20 la Q1 maschile. Ora attendiamo il punteggio per Sveva Snichuk. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio. We are waiting for the score for Yeva Shnichuk. E dopo passeremo alla gara maschile. Già pronti gli uomini in partenza. Sono 21 i ragazzi che scenderanno su questo trampolino. Chiesa in Valmalenco. Alpe Palù 37.60. 16th place for Yeva Shnichuk. E ora siamo pronti per la gara maschile. Now we are ready for the men competition. The first competitor is bib number 5, Zakhar Maksimchuk from Ukraine is going to propose a back double full full. Judge is ready. Judge is ready. On course. Bellissimo, avete visto questo back double full full che in gergo tecnico per Zakhar Maksimchuk significa un doppio salto mortale all'indietro con doppia rotazione, doppio avvitamento dopo il primo salto mortale e poi un avvitamento singolo dopo il secondo salto mortale. Qui i giri del motore aumentano, qui aumentano le rotazioni, ci girerà la testa alla fine della giornata, certamente. Adesso però attendiamo il punteggio per Maksimchuk, mentre è già pronto l'americano Ian Schoenwald in partenza, ma deve attendere l'ok dei giudici prima di partire e soprattutto bisogna attendere il punteggio di Zakhar Maksimchuk, atleta ucraino, classe 2005, 19 anni, 3.525 il suo coefficiente di difficoltà, 94.47, 94.47 for Maksimchuk. And now the next one is Ian Schoenwald from USA, back double full full. Judge is ready.
on course. Meraviglioso, back double full per questo ragazzo americano classe 2004, 20 anni, Ian Schoenwald. Deve battere il punteggio di Zachar Maximchuk. 94.47 è il punteggio del leader della classifica provvisoria fino a questo momento per quanto riguarda la Q1, la qualificazione, la prima sessione di qualificazione, poi ce ne sarà una seconda e conta il punteggio migliore. Per passare in finale vanno i primi sei in finale. E in finale ci sarà un salto solo che conterà per la vittoria. Next champion is from China. Neng Li is going to propose a back full, double full. We're waiting for the score from Schoenwald. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per Schoenwald e poi partirà Neng Li. Atleta cinese. Sta per uscire sul monitor. Allora, prima posizione, first place for Jan Schoenwald. 95-52, 95.52. Now the next one. Neng Li, back full, double full. Judge is ready. Encore. Un po' sbilanciato in avanti, se devo dire la verità. Nengling, bella la fase di aerea, questo back full, double full, l'atterraggio un po' pesante, a dire la verità. Non credo che sia sui livelli di Ian Schoenwald. Adesso però attendiamo il punteggio per Neng Li. Variazione per il prossimo atleta che presenterà un full, double full. Prossimo atleta in gara arriva dal Kazakistan, Dim Mukhmamed Raimkulov. Next one competitor is from Kazakhstan. Dim Mukhmamed Raimkulov is going to propose a full, double, full. Però aspettiamo prima il punteggio dell'atleta cinese, Neng Li. Ancora qualche secondo di attesa, i giudici stanno valutando la prova di Neng Li. Intanto purtroppo si è un po' velato il cielo, questo non pregiudica la visibilità, però chiaramente è meglio scendere con un po' di con maggiore sole e più visibilità. In testa abbiamo Ian Schoenwald con 95-52, 91-29, 91.29 for Neng Li, third position, terza posizione per il cinese. Ora tocca from Kazakhstan, Raimkulov. Full, double, full. Judge is ready. On course. Peccato, era un full, double, full, non gli è riuscito l'esecuzione di questo trick. C'è un cambio per quanto riguarda i salti del prossimo atleta, che sarà il canadese Gabriel Dion, classe 2005. Cosa ci presenta? Un double, full, double, full. Competitor is Canada, double full for him. But before we have to wait for the score of Raimkulov. Atteniamo il punteggio per l'atleta kazako, Din Mukhmed Raimkulov, classe 2006, full double full per lui, 70.14, 70 point,
14, third place, quarta posizione per Rankolov. The next one, Gabriel Dion from Canada. Double full, judge is ready. En course. Bellissimo, veramente bravo questo ragazzo Gabriel Dion, classe 2005, la Canada. Double full, ha scelto il trampolino più alto, il numero 2, e ci ha mostrato un doppio salto mortale con doppio avvitamento dopo ogni salto mortale. Il prossimo atleta in gara arriva dagli Stati Uniti d'America, si chiama Connor Curran. Connor Curran ci propone un back double full. Next competitor is from USA. Connor Curran beeps number 2 and is going to propone a back double full. Ma prima il punteggio di Gabriel Dion. We are waiting for the score for Gabriel Dion. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per questo ragazzo canadese classe 2005. Coefficiente di difficoltà del suo salto, il 3.90, quindi piuttosto difficile da eseguire per un campionato del mondo juniores. Lui proviene dal fortissimo team canadese, che nella gara a squadre di Pechino 2022 vinse la medaglia di bronzo 2 anni fa. Loro andò alla Cina, una gara spettacolare. Attendiamo ancora qualche secondo di attesa per vedere il punteggio di Dion. Eccolo che arriva, il secondo, second place for Gabriel Dion, 95.16, 95.16. And now the next competitor is Connor Curran from USA, back double full, judge is ready. Uncles. Splendido, l'atterraggio non ha fatto una piega. Connor Curran, veramente bellissimo questo back double full, doppio salto mortale con doppio avvitamento dopo il primo salto e un avvitamento singolo dopo il secondo salto mortale. Mentre aspettiamo il punteggio, si è già preparato in partenza il prossimo, the next one, arriva dalla Cina, Sheng Zhe Yu. She is from China. Sheng Zhe Yun is going to propone a back double full. Proporrà un doppio salto mortale indietro con doppio avvitamento dopo il primo salto, avvitamento singolo dopo il secondo. Sì, yeah. I say back double full. Back full double full. Back full. Ah. Back full double full. Qualche secondo di attesa per il punteggio per Connor Curran. First place for Connor Curran, 98.34, 98.34, va in testa l'americano. Ora il prossimo, the next one, the Chinese guy from Yu, Sheng Zhe Yu, back full, double full, judge is ready. En course. Good, avete sentito l'urlo, non so se si è sentito fino giù al parterre l'urlo dell'allenatore di questo ragazzo cinese per l'ottima esecuzione di questo back double, back full double full. The next one competitor is from China, his name is Qinhui Wang. And he's going to propone a back double full.
Il prossimo ragazzo in gara è un altro ragazzo cinese, Qin Wai Wang, classe 2006, back double full full, quindi un doppio salto mortale indietro con doppio avvitamento dopo il primo salto. Adesso vediamo il punteggio per il cinese Yu. Ancora qualche secondo di attesa del punteggio. Sesta posizione per Yu, sixth place for Yu. 90.59, 90.59. The next competitor is Yan Avryuk. No, sorry. Qin Wai Wang from China. Back double full full. Judge is ready. On course. Che peccato! Era bellissima la fase aerea, purtroppo si è sbilanciato in avanti durante l'atterraggio ed è caduto. Dato però, niente di male. Avrà ancora la Q2 per rifarsi il cinese Wang. Il prossimo arriva dall'Ucraina. The next one is from Ukraine. His name is Yan Avryuk. Il suo nome è Yan Avryuk e ci presenta, he's going to present a back double full full. Ma prima dobbiamo vedere il punteggio per Wang. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per Qin Wai Wang. Ottavo atleta in gara, classe 2006, dalla Cina, back double full full per lui. Vediamo dove va in classifica, è ottavo, quindi con 56.40, 8th place, 56.40. And now the next one from Ukraine, Yan Avryuk is going to present a back double full full. Prossimo atleta Yan Avryuk dall'Ucraina, back double full full. Judge is ready. On course. Ottimo salto da parte di questo ragazzo ucraino. Back double full full. Il prossimo è un atleta kazako. Prossimo atleta, the next competitor is from Kazakhstan. His name is Roman Pogosyan and he's going to propone a full tuck, back full tuck for the Kazakh. Prossimo atleta in gara è Roman Pogosyan, ci propone un full tuck, un salto mortale indietro con tanto di gambe raggruppate. Prima però il punteggio per Avryuk. Novantatré e quarantuno, 93.41, 93.41, fifth place for Yan Avryuk, quinta posizione per Avryuk, e ora, and now, Roman Pogosyan from Kazakhstan, back full tuck. E intanto il ragazzo è partito, Roman Pogosyan, ma non aveva avuto ancora l'ok da parte dei giudici. Adesso cercheremo di capire che se dovrà ripetere o meno il salto.
non aveva avuto la frase che si dice judges ready di solito, serve per dare il via all'azione. Quando i giudici sono pronti, l'allenatore può dare il via al suo atleta e a quel punto parte. Non c'è stato nessun via da parte dei giudici, ma il salto è giudicato è buono, il salto è giudicato buono, quindi back full tack per Roman Pogosyan. Adesso vediamo il punteggio. È stato considerato buono il salto di Pogosyan, back full tack. The next one from Kazakhstan, Ulanbakir Umurzakov, back double full, ma prima il punteggio. 69.25, 69.25, 9 place for Roman Pogosyan. And now the next one from Kazakhstan, Ulanbakir Umurzakov, back double full. Judge is ready. On course. Un po' sbilanciato sulla destra, ha alzato lo sci di destra, avete visto? Quindi non il massimo come salto da parte di Ulanbakir Umurzakov. Si poteva fare meglio. Adesso vedremo che cosa ne pensano i giudici. Se sono d'accordo con me o meno. Di solito non sono mai d'accordo con me, perché ovviamente io non sono giudice. Attendiamo. The next one, il prossimo, is a guy from Canada. Elliot Bjurgaard, and he's going to propone a back double full. Il prossimo atleta arriva dal Canada, Elliot Bjurgaard, e ci propone un back double full, un doppio salto mortale con doppio avvitamento dopo il primo salto mortale. Però adesso vediamo il punteggio che verrà combinato a Umurzakov. Siamo in attesa dei giudici. Sono rinchiusi in quel casotto che vedete grigio, sono lì, hanno modo di vedere il replay. 86.36, 86.36, 8 place for Umurzakov. And now the next competitor is Elliot Bjurgaard. Back double, full. Judge is ready. We are waiting for the wind. C'è troppo vento, dobbiamo aspettare che cali questa folata di vento prima che possa partire il prossimo aerialist, il prossimo atleta. Aerialist si chiamano così, in gergo tecnico degli atleti. On course. Ah, un po' seduto, però applausi per Elliot Bjurgaard. Back double full per lui. E il prossimo, Mia Fontaine, il super favorito, bronze medal in Beijing in 2022 in the aerial team mix, medaglia di bronzo olimpica nella gara squadre di Pechino nel 2022. Mia Fontaine, il super favorito per la vittoria, ci presenta un back double full, il salto più complicato di tutti quelli che abbiamo in lista. Attenzione quindi a questo ragazzo che è fortissimo e ci farà vedere, ci farà girare la testa in tutti i sensi. Però prima Elliot Bjurgaard. Vediamo il punteggio per Elliot Bjurgaard prima della partenza del bronzo olimpico a squadre, Mia Fontaine. Back double full per Elliot Bjurgaard, 3.525 è il suo punteggio di difficoltà. Atterrato un po' con il peso sulla destra, sullo sci destro, vediamo se avrà delle deduzioni in termini di punteggio o meno. Sì, 85.30, 85.30, 9 place, and now the next one, Mia Fontaine from Canada, back double full, judge is ready. On course. Splendido, bellissimo, wonderful, amazing jump from Mia Fontaine,
bronze medal in Beijing 2022 in the aerials mixed team. Adesso attendiamo il punteggio. Il prossimo intanto si sta preparando Ashton Salwan from USA. Full double full per lui. Andiamo il punteggio per Mia Fontaine, che verosimilmente andrà in testa alla classifica. Finora in testa alla classifica c'è Connor Curran con 98.34, ma il ragazzo canadese ha proposto un salto difficilissimo, coefficiente di difficoltà per Fontaine 3.90, il più alto della start list, e quindi siccome l'ha anche molto ben eseguito, verosimilmente va in testa con 109.59 for Mia Fontaine, first position. And now the next one, his name is Ashton Salwan, US, full double full. Judge is ready. On course. Splendido anche il salto di Ashton Salwan, full, double full. E ora il prossimo è un atleta che arriva dall'Ucraina, altra grande scuola di aerials, quella ucraina. Si chiama Roman Bondarchuk. Next competitor is from Ukraine. His name is Roman Bornarchuk. He's going to propone a back full full. Ci farà vedere un back full full, quindi un doppio salto mortale all'indietro con rotazione singola dopo entrambi i salti. Avete visto gli atleti durante il salto? Allargano e portano le braccia al petto. Se le allargano intendono frenare la rotazione. Se invece hanno in mente di fare due o tre rotazioni, portano incrociano le braccia al petto per fare in modo di aumentare la velocità, di accelerare, aumentare il giro, gli avvitamenti, in modo tale da poterne fare di più. Questo ha spiegato il fatto che per cui gli atleti allargano le braccia oppure le portano al petto. Attendiamo il punteggio adesso per Ashton Salwan, che va in settima posizione, 7th place, 93.06, and on the next one, Roman Bondarchuk, back full full. Judge is ready. On course. Ecco effettuato il salto da Bondarchuk. Per dire la verità, si è un po' scomposto nella fase aerea. Avete visto che ha piegato le gambe? Questo non va bene perché non l'aveva dichiarato. Sarebbe stato un salto con gambe raggruppate. Così non è stato, perché aveva dichiarato un back full full. Doveva mantenere le gambe distese e non ci è riuscito. Quindi presumo che non andrà molto in alto in classifica. Il prossimo è Nevin Erb, dalla Svizzera. The next one is from Switzerland, from Swiss, Neville Erb, and is going to propose a back full. Ci farà vedere un back full, un salto mortale indietro semplice. Però prima prendiamo il punteggio, attendiamo il punteggio per Bondarchuk, dove va in classifica l'atleta ucraino. Ancora qualche secondo di attesa per Bondarchuk, lo svizzero Erb in partenza. Prima dobbiamo vedere però che cosa ne pensano i giudici della prova effettuata da Roman Bondarchuk. 15esimo atleta in gara su 21 in questa qualificazione 1, poi ci sarà la qualificazione 2.
e il miglior salto conta per andare in finale. I primi sei classificati vanno in finale. Ancora qualche secondo di attesa per Bondarchuk. We are waiting for the score. We are still waiting for the score. And here we are, 70.87, 70.87, 12th position for Bondarchuk. And now Neville Erbe from Switzerland, back full, judge is ready. C'è un po' di vento. Stiamo aspettando che cali il vento. On course. Ottimo salto mortale all'indietro singolo. Questo back full. Is from Czech Republic. His name is Jakub Dressler. He's going to propone a back lay. Il prossimo atleta arriva dalla Repubblica Ceca, si chiama Jakub Dressler e ci proporrà un salto mortale indietro con le gambe distese, back lay in gergo tecnico. Però prima il punteggio dello svizzero Erb, sedicesimo atleta in gara. We're waiting for the score for the Swiss Neville Erb. Il suo salto non eccessivo, difficile che con un coefficiente così basso possa ambire a posizione di vertice in classifica. We are still waiting for the here we are for 63.02, 63.02, 15th position for Neville Erb. And now the next one is Jakub Dressler from Czech Republic, back lay. Judge is ready. Of course. Bravissimo questo ragazzo, pensate, è classe 2008, è giovanissimo, ha quasi 16 anni, è uno dei campioni che verranno probabilmente, glielo auguriamo. Questo ragazzo che arriva dalla Repubblica Ceca ha eseguito un salto piuttosto semplice, mortale all'indietro con le gambe distese, però provateci a fare una cosa del genere su un trampolino del genere, non è certamente facile, assolutamente no, io non mi ci metterei mai, bisogna essere un po' matti, ma come diceva Jack Kerouac, anche se non, i matti sono le persone che amiamo di più, quelli che bruciano e splendono come fuochi d'artificio. Next jumper is from China, Yu Yang Yang, back double, full, but we are still waiting for the score, for Dressler. $54.94 for Jakub Dressler, 17th position. And now, Yu Yang Yang, back double, full. Judge is ready. Of course. Bellissimo, e qui si va su, Qui si va su in classifica, 3.525 il coefficiente di difficoltà di questo salto, molto ben eseguito da parte del cinese Yang, un salto mortale, il primo con doppia rotazione, il secondo con rotazione singola, e quindi il coefficiente è molto alto, l'atterraggio è stato piuttosto buono, direi può ambire a una delle prime sei posizioni in classifica. Il prossimo atleta invece, ne mancano tre al termine della prima prova, dal Kazakistan, Asilkan Hassan, and he's going to propone a back full. Ci farà vedere un back full, but we're still waiting for the score of the Chinese
Young. Young era il 18° atleta in gara, presumo che andrà molto su in classifica perché era stato molto bello il suo salto. Adesso vediamo dove. Ottavo, ottavo con 92.70. 8th place, 92.70. And now the next one. Asilkan Hassan, back full, judge is ready. On course. Un po' insaccato nell'atterraggio, ma buono. Anche il kazako Hassan. Con questo back full. Con questo full. Adesso abbiamo il punteggio. Ne mancano due. Two competitors to go. And then we have the Kutu qualification 2. Women qualification 2. Maxim Kuznetsov from Ukraine. Back full, double full for him. Il prossimo atleta arriva dall'Ucraina, Maxim Kuznetsov propone un full double full. Però prima vediamo il punteggio per Hassan, il kazako Hassan, classe 2009, pensate 15 anni soltanto. Della grande scuola kazaka, i kazaki sono fortissimi sia nell'aerials che nel moguls. Tredicesima posizione, 14th place, 77.17, and now the next one, Maxim Kuznetsov from Ukraine, back full, double full, judge is ready. C'è un po' di vento, dobbiamo aspettare che cali il vento. It's too much windy. Ok, si può. On course. Bravissimo il tifo di tutta la nazionale ucraina a fare il tifo per questo ragazzo Maxim Kuznetsov, classe 2004, 20 anni, back full, double full. E ora il prossimo e ultimo è un grande atleta, è molto forte, Alexandre Duchesne dal Canada. Alexandre Duchesne from Canada, back double full, double full. Quindi ha fatto un cambiamento nell'ultimo secondo, si può fare nell'Irias, cambiare all'ultimo secondo il salto, basta comunicarlo ai giudici. Siamo in attesa per Kuznetsov e poi seguiremo Duchesne e terminerà la Q1 maschile. Poi un attimo di pausa e dopodiché riprenderemo con la Q2 femminile alle qualche minuto dopo. Siamo in attesa del punteggio, we are waiting for the score for Maxim Kuznetsov. Classe 2004, coefficiente di difficoltà 3.525. Un bel salto, un doppio salto mortale, chiuso con una doppia rotazione. Prima una rotazione singola, dopo il primo salto mortale poi una doppia rotazione a chiudere. Buono anche l'atterraggio da parte di Maxim Kuznetsov. Adesso attendiamo il punteggio, we are still waiting for the score for Maxim Kuznetsov.
ancora qualche secondo di attesa per il punteggio di Kuznetsov mentre partono i Tears for Fears. Ottava posizione, 8th place for Kuznetsov, 93.06, 93.06. The last one, Alexander Duchesne from Canada. Double full, double full. Judge is ready. C'è un po' troppo vento, bisogna aspettare che calino queste buffate di vento, perché altrimenti diventa pericoloso per l'atleta che è in attesa di partire, Alexander Duchesne, pettorale numero 1. On course. Non benissimo l'atterraggio per Duchesne, che ricordiamolo è un ragazzo di 19 anni ma ha già esperienza di Coppa del Mondo, eh? Ha disputato 21 gare, 21 starts in World Cups and one victory, una vittoria in Coppa del Mondo in a Deer Valley quest'anno. At Deer Valley on February he won a World Cup in Deer Valley on the 2nd of February. Ci ha mostrato un back double full full, un altro dei favoriti per la vittoria finale. È arrivato ai mondiali di Bakuriani l'anno scorso undicesimo. Ora attendiamo il punteggio per Alexander Duchesne. L'atterraggio l'ha un po' sporcato, è stato dei migliori. Adesso vediamo dove va in classifica. Vi ricordo, i primi sei passano alla finale 1, però c'è ancora una seconda possibilità. Questa era la Q1, poi avremo la Q2, la seconda sessione di qualificazione, e conterà il miglior punteggio dei due. Quindi Alexander Duchesne non dovesse fare un gran punteggio, avrebbe comunque una seconda possibilità. We are still waiting for the score. 12 position for Duchesne, 88.92, 88.92. E ora passiamo alla gara la Q2 femminile. It's going to start the women Q qualification second session. Lina Cosamara, the next competitor, is going to propone a back lay. Judge is ready. Lina Cosamara from Switzerland. Backlay.
Of course. Buono. Un bel salto mortale indietro con le gambe distese per Lina Cosamara. Nel primo salto aveva ottenuto 57.27, era in nona posizione. Adesso vediamo se riesce a migliorare o meno la sua posizione in classifica. Competitor is from, she is from Ukraine. Her name is Katerina Jepik and is going to propone Beckley. La prossima atleta è ucraina, si chiama Katerina Jepik, classe 2006, proporrà un Beckley, lo stesso salto che avete visto adesso proposto da Cosamara, quindi un salto mortale indietro con le gambe distese, però teniamo il punteggio per Cosamara. We are still waiting for the score for Lina Cosamara. Ancora qualche secondo di attesa, poi dovremmo vedere comparire sul monitor il punteggio di Cosamara, il suo secondo salto. Intanto esce di nuovo il sole, meno male. Classe 2005, questa ragazza che arriva dalla Svizzera. Vediamo dove va Cosamara in classifica. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio. We are still waiting for... Oh, Cosamara, 57... e 27 53 e 71 53.71, non migliora, nona posizione, 9th place for Lina Cosamara. The next one, Katerina Jepik, Beckley. Judge is ready. On course. Molto ben eseguito anche quello di Katerina Jepik, che certamente non è un salto che le consentirà di andare in finale, perché il coefficiente di difficoltà non è molto elevato, 2.05. Capite bene che anche se ben eseguito il moltiplicatore è basso e quindi dovrà più o meno viaggerà a naso dicendo intorno alla metà, a metà classifica, ma attendiamo il punteggio. The next one, intanto il prossimo è Adelina Umurzakova from Ukraine, from Kazakhstan, sorry, Adelina Umurzakova from Kazakhstan, backpipe. No more music, no, spento tutto. Daniele! Oh! Judge is ready. On course. Splendido salto mortale all'indietro, carpiato, avete visto, un back pipe per Umurzakova dal Kazakistan, classe 2007. Nel primo salto, nella qualificazione numero 1, aveva ottenuto 54.73, mentre Jepik ha leggermente migliorato con 54.32, ma in 14ª posizione. The next one, she's from China, her name is Xingxi Yang and is going to propone a back lay full.
We are waiting for a score for Adelina Umurzakova. ...54-73 il punteggio per Umurzakova nel primo salto. Vediamo se migliora o meno. Si terrà il punteggio migliore dei due. Umurzakova non migliora. 52-80. 52.80. 13 position. And now the next one. Xingxi Yang. Back lay full. Judge is ready. On course. Un po' seduta sull'atterraggio, buono la fase aerea, molto buona direi, però se seduto un po' fase atterraggio non è facile. Piombano da circa 10 metri di altezza, eh. Non è difficile e non è per niente facile non sedersi dopo un volo del genere. The next one, il prossimo, un'altra ragazza cinese, Jingji Shen from China. And it's going to come a back play full for Xingji Zhen. For we're waiting for the score of Yang. Yang è attualmente in terza posizione con 78-43, quindi sarebbe qualificata per la finale numero uno. Vediamo se migliora. Il coefficiente di difficoltà del secondo salto è stato minore rispetto al primo, 3.150 con un back full full nel primo, 2.90 invece. Vediamo il punteggio. Se... Judge is ready for Shen, back lay full. Encore. Buono, buono anche il salto della cinese Shen, questo back lay full. Nel frattempo non è stato valutato il salto, non è stato considerato valido il salto precedente di Xingxi Yang, quindi è sempre in terza posizione con 78-43, ha un punteggio piuttosto elevato, può ambire ad andare in finale. Attendiamo il punteggio per la cinese Shen. Now the next one, il prossimo atleta in gara arriva dagli Stati Uniti d'America, si chiama Catherine McKinney e propone un back lay tuck for McKinney. The next competitor is from USA, Catherine McKinney, and is going to propone a back lay tuck. Prima posizione per Xingji Shen, 86.62. Now the next one, Catherine McKinney, back lay tuck, judge is ready. Of course. Ah, che peccato, questo salto non verrà tenuto valido per l'americana McKinney, che attualmente è in decima posizione con 57-19. Tempo purtroppo per lei che non andrà in finale, perché passano le prime sei. The next one competitor is bib number three from Ukraine, Oksana Yatsyuk, and she's going to propone a back lay. La prossima atleta in gara arriva dall'Ucraina, Oksana Yatsyuk, ci proporrà un back lay, un salto mortale indietro con le gambe distese. Prima però il punteggio per McKinney, che probabilmente si dovrà tenere quel 57-19 e la sua decima posizione. Intanto gli shaper sistemano la zona dell'atterraggio.
Yes, we are still waiting for the result for Catherine McKinney, che è caduta. 42.64, 42.61, 10 position for McKinney. Now, Oksana Yachuk from Ukraine, back lay. Judge is ready. Of course. Semplice salto mortale all'indietro con le gambe distese, stompato bene. Tum, ha fatto così sulla neve, si dice stompato per fare i fighi, noi non siamo fighi. Il salto di Oksana Yachuk 2.05 è il coefficiente di difficoltà, attualmente è undicesima in classifica con 56.12. Il salto precedente aveva un coefficiente di difficoltà maggiore, era 2.30. Vedremo che cosa ne pensano i giudici. La prossima intanto sarà la canadese Rosalie Gagnon, che presenta un back lay lay. The next competitor is Rosalie Gagnon from Canada, back lay lay for her. Atteniamo il punteggio intanto per Yachuk. 57.60, 47.69 position. And now Rosalie Gagnon from Canada, back lay lay, judge is ready. C'è un po' di vento. Too much windy. En course. Bello, è andata tanto su, quanta ampiezza da parte di Rosalie Gagnon, questo back lay lay, questo doppio salto mortale indietro con le gambe distese, coefficiente di difficoltà 2.65 per Rosalie Gagnon. La probabilmente si prepara la prossima, che è l'Ucraina Anelina Brikina, che propone un back full full. The next competitor is from Ukraine, her name is Anelina Brikina, back full full for her, bib number one. We are still waiting for the score of Rosalie Gagnon. Se 69.43 per Gagnon, ottava posizione, 79.36, 8 position, and now the next one, Anelina Brikina, back full full, judge is ready.
Concorso. Buono, bellissimo questo doppio salto mortale all'indietro, ovviamente sono tutti all'indietro, i front flip non se ne vedono praticamente più nelle IRAS da parecchi anni, questo salto, doppio salto mortale con un avvitamento singolo dopo ogni salto per Lavrikina, l'atleta che arriva dall'Ucraina che attualmente è in quinta posizione con 71-11. The next one, she's from China, her name is Xu Wang, and is going to propose a back lay full, but we're still waiting for the score for Brikina. I numeri di Petrale vengono assegnati in base al ranking fisse, questa è una curiosità, allora lo vogliate sapere. Brikina è terza, third place, 80.95, 80.95. And now the next one, Chu Wang from China, back lay full, judge is ready. Of course. Un po' seduta. Un po' seduta. Siamo in attesa di scoprire il punteggio per la cinese Wang, che attualmente è Xu Wang, la posizione con 81.90, e quindi è già in ottima posizione. A più di un passo, direi, nella finalissima. Ci vanno le prime sei classificate. Sono 16 atlete in gara, le prime, le migliori sei vanno nella finale, final one si chiama, finale numero uno, finalissima, chiamatela come volete. Intanto the next one, il prossimo sarà Alexandra Montmini from Canada, ci propone un back lay full, ci propone un back lay full, un salto mortale indietro con gambe distese. Mentre attendiamo il punteggio della cinese Wang, 70.76, 70.76, second position for Wang, and now Alexandra Montmini, back lay full, judge is ready. Of course. Peccato, peccato, ha spigolato con lo sci destro, è andata quasi in rotazione, è caduta. Speriamo che non si sia fatta male, no, si è rialzata. La cinese Alexandra Montmini, nulla da fare, quindi Montmini è in quinta posizione con 75-79, è appesa a un filo il suo passaggio in semifinale. La prossima sarà dagli Stati Uniti d'America, Kira Dossa, ci dovrebbe proporre un back lay lay from United States of America, Kira Dossa, back lay lay. But we're still waiting for the score for Alexandra Montmini. She's now in fifth position, Montmini, Canada. Fifth position for Alexandra Montmini, and down the next competitor, she is Kira Dossa from USA, back lay lay. Judge is ready. En course. Un po' seduta durante l'atterraggio di questo back lay lay, di questo doppio salto mortale dietro con le gambe distese. Kira Dossa, che attualmente lei sì che è sul filo del rasoio, è in sesta posizione con 73.08. C'è un... Intanto non parte la kazaka Ardana Makanova. DNS did not start. DNS. And the next one, she's from China, Qixian Wang, and she's going to propone a back lay full. Vediamo il punteggio per Dossa.
che è 7-3-0-8 fino a questo momento, è veramente sul filo del rasoio. Lei ne passano 6 in finale. ...64-66, rimane in sesta posizione, 76... now the next one, Xixian Wang from China, back lay full. Judge is ready. On course. Un po' seduta ma buono. Il salto della cinese Wang. Xixian Wang. Settima classe 2007, 70.98 nella prima prova. Vediamo nella seconda se riesce a scavalcare Kiradossi e andare in almeno in sesta posizione o nelle prime 6, che vorrebbe dire per lei finalissima. E poi the next one, ne mancano 2. The next one, she's from Japan, Runa Igarashi. Back full for him. Still waiting for a call for Kishan Wang. Ancora qualche secondo di attesa per il punteggio per la cinese Wang. Eccolo che arriva a sesta, 74-82, 74.82, sixth place. And now Runa Igarashi from Japan, back full. Judge is ready. On course. Ben eseguito, non c'è stata tanta piezza, anche perché ha preso il lar in corsa dal trampolino numero 1, quindi quello più basso. È stato un buon salto quello di Igarashi, però il coefficiente di difficoltà 2.3 non è elevatissimo. È in nona posizione, dubito fortemente che riesca a entrare tra le prime 6, che vorrebbe dire finalissima. La prossima dall'Ucraina, Yeva Snichuk. The next one, Yeva Snichuk, back lay for her. Vediamo il punteggio per Igarashi. West is waiting for a score for Runa Igarashi. Ancora qualche secondo di attesa per questa ragazza giapponese classe 2004, che è in nona posizione con 59.04, 59.11, 59.11, 9 position. And now the last one, Yeva Snichuk from Ukraine, back lay. Judge is ready. On course. Buono il salto di Yeva Snichuk, classe 2009. Pensate, ha soltanto 15 anni questa ragazza ucraina, che non era andata benissimo nel primo salto. Attualmente è in sedicesima e ultima posizione, 37-60. Adesso ha aumentato poi il coefficiente di difficoltà con un backlay con 2.05. Dubito che riuscirà a entrare tra le prime 6 e andranno in finale. Siamo pronti per gli uomini, ma prima dobbiamo, we are still waiting for the score for Yeva Snichuk. E dopo partiremo con la Q2, con la seconda sessione di qualificazione maschile, seconda e ultima. Andiamo a correre il punteggio per Yeva Snichuk.
Intanto il prossimo atleta che è in gara è Zakhar Maximchuk from Ukraine, back double, full double full, mentre 54.32, 54.32, 14 in place for Yeva Snichuk. And now we are ready for the main competition, qualification number 2, Zakhar Maximchuk from Ukraine, back double full, double full. Judge is ready. Zakhar Maximchuk from Ukraine. Double full, double full. Judge is ready. On course. No, che peccato! Brutto atterraggio per Maximchuk. Zakhar Maximchuk, l'atleta ucraina, classe 2005, che ha proposto un double full, coefficiente di difficoltà 3.90. Purtroppo gli è andata male. Adesso vedremo che punteggio gli verrà combinato. Nel frattempo si sta preparando il prossimo atleta dagli Stati Uniti d'America, Jan Schoenwald, che proporrà un double full, double full. The next competitor is Jan Schoenwald. Double full for him. We are still waiting for a score for Zakhar Maximchuk. ...94-97 tiene il punteggio della prima run. Fifth place for Zakhar Maximchuk. Now the next one, Jan Schoenwald from USA. Double full, double full. Judge is ready. Why he got the zero? Because he didn't do the jump. He did not do the jump. He did one. Yeah, he did one twist less. Of course. Splendido! Questo double full da parte di Jan Schoenwald, questo ragazzo degli Stati Uniti d'America che attualmente è in terza posizione non a caso, classifica con 95 e 52,
E adesso potrebbe andare ancora più su, potrebbe sfondare quota 100, il che non vuol dire che sta andando in pensione, assolutamente no. Vuol dire che andrà un punteggio stellare per Jan Schoenwald. The next one, il prossimo dalla Cina, Neng Li, back double full full for him. Intanto aspettiamo il punteggio per Schoenwald, we're still waiting for the score for Ian Schoenwald from United States of America. He's 20 years old. Ancora qualche secondo di attesa. Attualmente c'è Schoenwald terzo con 95-52, we're still waiting for the score for his last jump, the second one. Ricordo che i primi sei in classifica andranno nella finalissima, che sarà a seguire. Prima avremo la finale femminile e poi la finale maschile. 100.62, 162, second position for Ian Schoenwald. And now Neng Li from China, double full full. Judge is ready. On course. Buono. Buono il punteggio del salto lì, classe 2005, dalla Cina. Double full full per lui. In classifica attualmente siede in decima posizione con 91-29, frutto del back full double full nella prima sessione di qualifica. Nella seconda c'è mostrato un double full full, quindi un doppio salto mortale indietro con doppio avvoltamento dopo il primo salto mortale. And the next one, il prossimo, from Kazakhstan, Dinmukhamed Raimkulov, double full full for him. We're waiting for the score for il cinese, for the Lee. Lo mette decimo con 91-29 il cinese lì. 91-65, 91.65, 10 position for Lee. And now the next one, Raimkulov from Kazakhstan, double full full, judge is ready. On course. Buono, anche il salto per Raimkulov, questo double full full. Attualmente Raimkulov in classifica, andiamo a vedere dov'è. È il 17esimo, frutto del 70.14 della prima run. Ora il prossimo, Gabriel Dion dal Canada, double. Ci propone un double full full Gabriel Dion. The next competitor is Gabriel Dion from Canada. He's going to propose Gabriel double full full.
In the meantime, we're waiting for the score for Raimkulov from Kazakhstan. He is now in 17th position, 17th place. Attualmente è in 17ª posizione, attendiamo il punteggio prima del prossimo, che sarà il canadese Dion. Tredicesima posizione, 14th position. Now, Gabriel Dion from Canada, double full full. Waiting for the judges. Judge is ready. On course. Bel salto da parte di Dion, che attualmente sarebbe qualificato perché è in quarta posizione, frutto del 95-16 della prima run, del primo salto. Nel primo salto ci avevamo stato un back double full, adesso un double full full. Stesso coefficiente di difficoltà minore, da 3,90 è sceso a 3,525. Il competitor dagli Stati Uniti d'America si chiama Connor Curran, the next competitor is from United States of America, Connor Curran, and is going to propone full double full. Ma vediamo il punteggio per è quarto, 91.65 is still in fourth place. And now, Connor Curran from United States of America, full, double, full. We are still waiting for the judges. Judge is ready now. On course. Molto bello. Very, very, very nice. Molto bello salto. 3.5 il coefficiente di difficoltà, full double full per lui. Attualmente Connor Curran è terzo in classifica con 98.34. Ha mantenuto lo stesso moltiplicatore del run, però ha cambiato il salto, non si può eseguire lo stesso salto per due volte, altrimenti non viene considerato, si prende 1-0. Deve cambiare almeno aggiungere o togliere un avvitamento, almeno cambiare qualcosina insomma nel salto. The next one is from China, Shang Zhe Yu, and is going to propone double full full. Waiting for the score. Connor Curran 98.34, 98.44, third position for Connor Curran. And now next competitor is Sheng Zhe Yu from China, double full full. Judge is ready.
Buon corso. Buono anche il salto del cinese Yu, double full full, 3.55 il coefficiente di difficoltà. Il prossimo sarà un altro cinese, Qin Wai Wang, che ci propone un double full double full. The next competitor is from China as well, and he is Qin Wai Wang, and he is going to propone double full double full. We're still waiting for the score for Sheng Ze Yu. He is now in 11th place up to now, so far. Eleven position for Yu. And now, the next competitor, Qin Wai Wang from China, double full, double full. Judge is ready. En course. Oh, un po' corto, atterrato malissimo, capriola in avanti. Fortunatamente sembra che il cazzo non si sia fatto male, questo è quello che conta di più. Prossimo atleta in gara dall'Ucraina, Jan Averyuk, double full for him. Next competitor is from Ukraine, Jan Averyuk, double full, but we are still waiting for the score for Wang Qin Wai. Che attualmente è in penultima posizione e temo che lì rimarrà. Perché non è andato molto bene nel primo salto, è andato malissimo anche nel secondo e quindi nulla di fatto per il cinese classe 2006. Atteniamo il punteggio e poi passeremo al prossimo atleta in gara, l'ucraino Averyuk. Sta per arrivare il punteggio per Wang. Diciannovesimo, 19th place. Now, next competitor, Averyuk from Ukraine, double full, judge is ready. En course. Abbastanza bene. Un po' seduto sull'atterraggio, ma non male. Roman Pogosyan from Kazakhstan. Backlay full. Il prossimo atleta in gara è Roman Pogosyan dall'Ucraina, dal Kazakistan. Backlay full per lui. Intanto attendiamo il punteggio di Averyuk. Averyuk attualmente è sul filo del rasoio, è sesto, l'ultima posizione disponibile per andare in finale con 93-41. È lì che rischia, dovrebbe guadagnare qualche posizione per provare ad avere la certezza di andare nella finalissima. Vedremo che cosa ne pensano i giudici. È ancora lunga la strada per la finalissima. Domanda 3:41 il punteggio per Averyuk nel primo salto. Il secondo ha aumentato il coefficiente di difficoltà, 3.9. È stato abbastanza ben eseguito.
92.04, 92.04, sixth position for Jan Avryuk, sixth position. Kovacsyan, Pogosyan from Kazakhstan, backlay full, judges ready. Male, caduto Pogosyan, non potrà migliorare la sua prestazione nel primo salto. Il prossimo atleta è ancora un kazako, Ulanbakir Umurzakov, e ci farà vedere un full double full. Non parte Umurzakov, non partirà, e ci sarà quindi Elliot Bjurgard. Double full, double full. The next competitor is from Canada, Elliot Bjurgard. Double full per lui. Intanto prendiamo il punteggio per Pogosyan. Pogosyan era 18esimo e temo che lì rimarrà. Eighteen position. Now, Elliot Bjurgard from Canada. Double full, judge is ready. On course. Wow! Splendido! Very nice jump. Very nice jump for Bjurgard. Attualmente Bjurgard è quindicesimo, ma potrebbe guadagnare parecchie posizioni in classifica. 85-30 il punteggio finora. Il prossimo è il campione, è il bronzo olimpico squadra di Pechino 2022, uno dei favoriti per la vittoria, Mia Fontaine dal Canada. Double full full per lui. The next competitor is from Canada, Mia Fontaine, double full full. But we are still waiting for the score for Elliot Bjurgard. Ancora qualche secondo in attesa per il punteggio per il ragazzo canadese classe 2007. Vediamo dove va in classifica Bjurgard. Intanto Mia Fontaine è pronto in partenza. 3.9 il coefficiente di difficoltà del salto di Bjurgard, che sale in quarta posizione, fourth place, 97-11, 97.11. And now Mia Fontaine, double full, double full. Double full full. Judge is ready. On course. Eccezionale Mia Fontaine, e questo ragazzo non ha vinto la medaglia di bronzo per caso alle Olimpiadi due anni fa, e ha dimostrato una grande padronanza del, e grande cesto atletico. La postura in volo era perfetta, l'atterraggio pressoché perfetto, quello di Mia Fontaine, che attualmente è in testa della classifica. Il secondo che ha sfondato quota 100 e di parecchio, è a 109.59. Il prossimo dopo Fontaine, dagli Stati Uniti d'America, from United States of America, Ashton Salwan, double full full per lui. ...98.70 il punteggio per Fontaine, first position 98.70. Ashton Salwan, double full full. Waiting for judges. Judge is ready. On course. Molto bene, bello anche questo salto da parte di Ashton Salwan.
mentre siamo in attesa del prossimo atleta in gara, che è l'ucraino Roman Bondarchuk, che ci farà vedere un back full attack. Bondarchuk, attendiamo il punteggio per Salwan. Attualmente Salwan, andiamo a vedere, è in ottava posizione con 93 e 06. Ancora qualche secondo di attesa, we're still waiting for the score for Salwan. 87.77, 87.77, 8th position for Ashton Salwan. Now the next competitor is Roman Bondarchuk from Ukraine. Back full tack, judge is ready. On course. Bello, avete visto come ha raggruppato le gambe dopo il secondo salto mortale? E anche l'atterraggio è stato ottimo, quello di Bondarchuk. Bondarchuk, dopo di lui uno svizzero, from Switzerland, Neville Herb, che ci propone Buckley. Bondarchuk attualmente in 17ª posizione con 70 e 87. We're still waiting for a score for Roman Bondarchuk. Stiamo ancora aspettando il punteggio per Bondarchuk. Vediamo se riuscirà o meno a raggiungere le prime una delle posizioni che vorrebbe dire finale numero uno. No, non ce la fa. 72 e 96, 72.96, 17ª posizione, 17th position now Neville Herb. Buckley, judge is ready. On course. Bravo questo ragazzo, classe 2009, è giovanissimo, è agli inizi, agli albori. È un ragazzo, la sua carriera che comincia sempre con un'alba timida, direbbe Vasco Rossi. Ha eseguito bene il suo salto, ovviamente coefficiente di difficoltà piuttosto basso. Il prossimo, from Czech Republic, Jakub Dressler. Back tack per lui, cambia il salto all'ultimo secondo, può farlo. Intanto vediamo il punteggio per Herbe, che attualmente è 20esimo, con 63.02. Waiting for a score for Neville Herb. Stiamo aspettando il punteggio per l'atleta svizzero, classe 2009, 58.22, 58.22, 20th position, 20th place. And now, Jakub Dressler, back lay. Judge is ready. Back tack. On course. Bravo, molto bravo, bravissimo Jakub Dressler, un bel salto mortale indietro con tanto di gambe raggruppate, avete visto, ha tirato le ginocchia al petto questo atleta, un po' come si fa nei tuffi. Attualmente è in 21esima posizione con 54.94, classe 2008, arriva dalla Repubblica Ceca. Dopo di lui ne mancano 4, il cinese Yu Yang Yang. Back full, double full. Next competitor is Yu and Yang. Double full. Quindi cambia il salto all'ultimo secondo. Double full, aumenta il coefficiente di difficoltà per il cinese Yang. Però prima il punteggio di Jakub Dressler, 54.80, 54.80 for Jakub Dressler, 21 position. Now Yu Yang Yang, double full, judge is ready.
On course. Bravo, molto bravo Yu Yang Yang. Double full ha aumentato il coefficiente di difficoltà. Da 3.525 è passato a 3.90, perché ha aggiunto un avvitamento in più rispetto alla prova precedente. Ne mancano tre. Adesso dal Kazakistan, Asilkan Hassan Beklay Full. From Kazakhstan, Asilkan Hassan Beklay Full. But we are still waiting for the score for Yang. We're waiting for the score for Yang. He is now in 10th place. 7th place for Yang. 93.99. 93 e 99. Ora Asilkan Hassan, Beklay Full. Judge is ready. Of course. Bravo anche a Silkan Hassan, questo Beklay Full, coefficiente di difficoltà un po' basso, 2.90 per la verità. Vedremo dove andrà in classifica Hassan, che attualmente è sedicesimo con 77.17. Il penultimo, prossimo, the next one, from Ukraine, Maxim Kuznetsov, double full full. Mentre aspettiamo di vedere Kuznetsov all'opera, attendiamo il punteggio per Hassan, il cinese Hassan, il kazako Hassan, scusate. Attualmente Asilkan Hassan è sedicesimo con 77-17. Vediamo dove va in classifica. Il coefficiente di difficoltà era piuttosto basso, 74-82, 74.82, 16th position for Hassan. Now, Maxim Kuznetsov, double full full. We are waiting for the judges. Judge is ready now. On course. No, che peccato, è rimbalzato sulla neve, ha compiuto un front flip, un salto in avanti, però non va bene purtroppo per lui, quindi non sarà un grande risultato quello di Kuznetsov. Attualmente Kuznetsov, andiamo a vedere dov'è in classifica, è decimo e temo che non riuscirà ad accedere alla finale, a 6, alla finalissima. Sono 6 atleti che passano in finale su 21. Il prossimo è l'ultimo, è uno dei favoriti per la vittoria, è canadese, 20 anni, classe 2004, Alexandre Duchesne. Next competitor is from Canada. Bib number one, Alexandre Duchesne, full, double full. Chiaramente. Waiting for the score for Maxim Kuznetsov, 60-98, 60.98, 10 position. Alexandre Duchesne is the next competitor from Canada. Double full full for him. Judge is ready. On course. Wow, bravissimo Alexandre Duchesne, che
Attualmente Duchesne era piuttosto in basso in classifica, era tredicesimo, ma credo che con questo salto riuscirà a centrare la finale. Now abbiamo 5 minuti massimo di pausa. 5 minutes, maximum 5 minute breaks, and then the final, the women final, and then the men finals. 5 minute breaks. These are the six ladies in the final. The start list: Kixian Wang, Alexandra Montmini, Xinji Yang, Annalina Brickna, Xui Wang, and Jinji Zhen. Those are the six ladies that are going to the final. And everyone go up. Intanto Duchesne, stiamo aspettando il punteggio per Alexandra Duchesne. Ce la fa, è in quinta posizione con 96 e 93, 96.93, fifth position for Alexandra Duchesne. Abbiamo anche la start list con i nomi dei sei ragazzi che vanno in finale. Now we have the start list for the final. And here we are: Gabriel Dion, Alexandre Duchesne, Elliot Burgar, Connor Kanner, Ian Schoenwald e Mia Fontaine.
allora siamo pronti. Qixian Wang is the first lady ready to start. Back full for her. Judge is ready. È partita la finale. Sta per partire la finale femminile. Judge is ready. Dimmi tu quando mi posso girare. Bon. That is ready. Okay. Bon, io sono pronto. Senta, Roger, non cambia stata pula, mi piace correre. Come fai a cavolte, vedi? Che prima le partite tutti in cura, mamma mia. Ah, peccato questa caduta da parte di Qixian Wang. Ricordiamo che nella finale un solo salto, e quindi purtroppo deve dire addio al suo Wang, perché il suo back full non è andato in porto mentre si prepara la prossima. Praticamente un campionato cinese, ci sono cinque cinesi in Ucraina, la prossima è sulla, c'è ancora 4 cinesi, un ucraino e una canadese. La prossima è canadese, Alexandra Montmini, from Canada. Alexandra Montmini, back lay full for her, but we are still waiting for the score for Qixian Wang. Questa è la seconda. Brava. 50-71, 50.71. And now from Canada, Alexandra Montmini, back lay full. Judge is ready. Anche lei non riesce a chiudere l'atterraggio. Anche Alexandra Montmini purtroppo dice addio ai sogni di gloria. Guarda, adesso c'è quello lì, rosso. Intanto si è già preparata, la vedo là in cima, la cinese Jin Ji Yang, che ci propone un back full. And the next competitor is Jing Ji Yang. Adesso partono veloce. Full. Ma aspettiamo di vedere il punteggio per Alexandra Montmini. Ma a me sembra che parto più veloce. Momento in testa con 50-71 sulla cinese Wang, sbagliato il suo salto, l'atterraggio non è stato dei migliori, così anche Montmini presumo è seconda. 40-31, 40.31, second position for Alexandra Montmini. Now Jing Ji Yang, back full, judge is ready. Vai Ciccia, che si va a magna. Ma fanno anche sull'altra pista oggi? Ma oggi no, basta. Domani è sabato. Oh, ancora. E lei è la prima a chiudere l'atterraggio in questa finale, la cinese Yang, che certamente andrà in testa alla classifica, mentre si prepara la prossima ucraina, Anelina Brikina, che si propone un back full. The next competitor is from Ukraine, Anelina Brikina. She is going to propose a back full. But before Anelina Brikina, we have to find out the score for Jing Ji Yang. Presumibilmente la cinese Jing Ji Yang andrà in testa alla classifica, perché ha effettuato un gran bel salto, un doppio salto mortale, con un avvitamento singolo dopo ogni salto mortale. 3.150 il suo coefficiente di difficoltà. Certamente scavalcherà Montmini e Wang e va in testa alla classifica con 80.32, 80.32.
First position for Young. Now, next competitor, Anelina Brichina, back full pull. Judge is ready. Judge is ready. Questo doppio salto mortale con abitamento del singolo, verso 2004 dall'Ucraina. Potenzialmente una medaglia questo salto per Anelina Brichina, ne mancano due alla fine. La prossima, the next one, is from China, Zhu Wang, back full pull. Aspettiamo il punteggio per Brichina. Deve superare l'80-32 di Xinxi Yang, che attualmente occupa la prima posizione. Due cinesi al comando, Yang e Wang. Vediamo dove si posiziona l'Ucraina, l'Ucraina Brichina. Second position, 73.75, 73-75 per Brichina. E ora Zhu Wang from China, back full pull. We are waiting for the judge. Now, judge is ready. Che peccato! Meno male che si sono staccati gli sci. Una caduta, si rialza, non si è fatta male. Fortunatamente nulla di grave per la cinese Wang, e però non potrà ambire una medaglia, perché in testa rimangono la cinese Yang e l'Ucraina Brichina e l'altra cinese Wang in prima, seconda e terza posizione, quando ne manca soltanto uno, soltanto un atleta al termine, un'altra cinese, Jing Shen, che ci propone un back full full, un doppio salto mortale con un avvitamento singolo. The next competitor is from China, Xinji Shen, back full full. Judge is ready. En course. Grandissimo salto da parte della cinese Shen, il suo allenatore è letteralmente impazzito per questo salto, il back full full, doppio salto mortale all'indietro con un avvitamento dopo sia dopo il primo e dopo il secondo salto. È un salto da medaglia, cari amici, è un salto da medaglia, potrebbe andare anche a scavalcare la connazionale Yang in testa alla classifica, e vorrebbe dire medaglia d'oro per la cinese Shen, Xinji Chen Shen. Vedremo, vi ricordo le premiazioni alle 18 in via Roma, nella piazzetta di via Roma in centro a chiesa Valmalenco.
We're waiting for the score. First position, gold medal for Xinxi Shen, medaglia d'oro campionessa del mondo juniores, seconda posizione per Yang e terza Annelina Brigna. E ora andiamo avanti con la gara maschile, now the men competition, the men final, Gabriel. Eccole qua, le tre atlete che sono rispedite le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo si tratta. Trionfo cinese con Shen, 84-42, seconda posizione ancora Cina con Xing Shi Yang e bronzo per Annelina Brichina dall'Ucraina con 78-75. Gold medal for China, Xing Shi Shen. Silver medal for China, Xinji Yang, and bronze medal to Ukraine, Annelina Brigna. Okay. Now the main competition. The first competitor is Gabriel Dion from Canada. Back double full, double full. Judge is ready. Encore. Ah, peccato. Peccato questo back double full per Gabriel Dion è andato male. In finale abbiamo tre canadesi, quattro canadesi e due americani. Praticamente un campionato nordamericano. Ci sono Dion, Duchesne, Bjorgaard e Fontempio di Canada, Carlo Adesso, Walter di Stati Uniti d'America. Il prossimo atleta in gara, the next one, is from Canada. And he's his name is Alexandre Duchesne and he's proposed double full double full. Il prossimo atleta in gara è Alexandre Duchesne, propone un double full double full. Intanto vediamo il punteggio per Gabriel Dion. We are still waiting for a score for Gabriel Dion. Coefficiente di difficoltà piuttosto alto, 3.9, il più alto nella start list assieme a Schoenwald e a Fontaine, però non l'ha eseguito bene, la serata non è stata dei migliori. 67, punteggio, e now Alexandre Duchesne, double full from Canada, judge is ready. Encore. Ottimo, davvero molto bello, questo double full, questo doppio salto mortale all'indietro come sempre, con doppio avvitamento sia dopo il primo che dopo il secondo salto per Alexandre Duchesne, che certamente andrà in testa alla classifica e supererà il compagno di squadra Gabriel Dion. Lui è un classe 2004, 3.9 il suo grado di difficoltà. The next one from Canada, still from Canada, Elliot Bjorkaard, back double full, but we're still waiting for a score for Duchesne. È stato sicuramente un salto da prima posizione, provvisorio ovviamente, però supererà certamente il compagno di squadra Dion. 102.57, 102.57, first position for Duchesne. And now, Elliot Bjorkaard, back double full, judge is ready.
Buonco. Buono anche il salto da parte di Bjørgaard, questo back double full ben eseguito, è potenzialmente un salto da medaglia, ma bisogna vedere che cosa ne pensano Carran, Sonval e Fontaine. Prossimo concorrente in gara, Connor Curran, che ci propone un back double full. Next competitor is from United States of America, Connor Curran, back double full for him. But we are still waiting for the score for Bjørgaard. Bjørgaard deve superare 102,57 di Duchesne, attualmente è in terza alla classifica. Sicuramente supererà Gabriel Dion, che è un piuttosto basso, con 67,47, vedremo se riuscirà a superare Duchesne o no. E non ce la fa, 90.48, 90.48, second position for Bjørgaard. And now, Connor Curran, next competitor from United States, back double full, judge is ready. On course. Ottimo, bravissimo, anche Connor Curran, applauso di tutto lo staff qui presente. Il prossimo atleta sarà un altro atleta americano, Ian Schoenwald, e ci propone un double full. The next competitor is still from United States of America, his name is Ian Schoenwald, and he is proposing back double full. But we are still waiting for the score for Connor Curran. Second position, 98.70, Connor Curran, and now Ian Schoenwald, the next competitor, back double full. Judge is ready. Okay. Oh, che peccato, addio sogni di gloria per Ian Schoenwald, ne rimane soltanto uno, è il favorito in questione, che è medaglia di bronzo a Pechino 2022 nella gara squadre, classe 2004 della Canada, Mia Fontaine, che ci proporrà un double full. The next competitor is from Canada, bronze medal in Beijing 2022 in the aerial mix event, Mia Fontaine, double full. Ma intanto aspettiamo il punteggio per Schoenwald, per dovere di cronaca giustamente bisogna comunicare anche il punteggio di Schoenwald, nonostante il ragazzo sia caduto e non credo che possa andare a ambire a una medaglia quest'oggi, purtroppo per lui. We are still waiting for the score for Ian Schoenwald. 70.59 e quarto, fourth position for Schoenwald, 70.59. And now, the last one, Mia Fontaine from Canada, back double full, judge is ready. On course. Applausi anche
anche se un po' seduto, ha impennato le punte, però è stato un gran bel salto quello di Mia Fontaine, da medaglia sicura. Vediamo di quale colore, però, di quale metallo, se riuscirà a sopravanzare Alexandre Duchesne o meno. Yes, we're waiting for the score from Mia Fontaine. Stiamo aspettando il punteggio per il canadese Fontaine. Vediamo se riuscirà a superare la medaglia d'oro o meno, superare Alexandre Duchesne in classifica, che domina in testa con 102,57. Secondo Carran, terzo più guard per ora, che trema però, perché Fontaine ha fatto un gran bel salto. Vediamo che certamente andrà a medaglia Fontaine, dobbiamo scoprire il metallo di questa medaglia. Grazie, vede il score, ancora qualche secondo di attesa per scoprire il punteggio di Mia Fontaine. Second position, 101.79, 101.79, medaglie d'argento, e allora vince Alexandre Duchesne, gold medal for Alexandre Duchesne, doppietta Canada, silver medal for Mia Fontaine e bronze medal for United States of America, Connor Carran. Doppietta per il Canada con Alexandre Duchesne e Mia Fontaine, che erano i favoriti per la vittoria finale. E poi terza posizione per Connor Carran, Stati Uniti d'America. I punteggi: 102,57 per Alexandre Duchesne, 101,79 per Mia Fontaine e 98,70 per Connor Carran. Eccoli lì, la fotografia di rito, vi ricordo alle 18 in piazzetta Roma, in via Roma, in centro a Chiesa Maimalenco, le premiazioni con la consegna delle medaglie a queste ragazze e a questi ragazzi. Let's do one quick interview. It's the first time you're being the on the podium, first world junior world championship. Will you manage? Okay, let's do it. Posso? So we have Alexandre Duchesne here. Alex, first of all, congratulations, great result. The brand new Aerials Junior World Champion. It's your first Junior World Championship, coming you know, straight on top of the podium. But it must be in a pretty stressful situation watching your teammate Miha dropping as the last athlete of the day. Yeah, it was pretty fun watching everybody, because I went second in the round, so I got to see Miha, Elliot doing great jumps. It was pretty fun. Pretty happy of my jump and my result, but yeah, it was pretty fun. What was your recipe for today's competition? It was all about double full, right? Yeah, well, it's gonna sound funny, I think, but I didn't do it 2 years ago because I got injured, so I just wanted to do it. My first jump, I landed, and I was like, okay, I've done the juniors at least once, so I'm happy. And you know, now looking into Ariel's team competition tomorrow, what are your expectations from the second day of competition here? Yeah, that's going to be fun. Me and Mia are the team one for Canada, so it's going to be really fun competing with Alex. I've done one team in my life, so it's going to be fun to do a second one. Great stuff, Alex. Congratulations again. Thank you very much.